Giovedì 30 giugno, gli scribi contestano a Gesù una frase che riguarda il perdono dei peccati. Lo considerano una bestemmia. Non colgono l'essenza stessa della missione di Gesù, che è portare nel mondo la salvezza attraverso l'infinita misericordia del Padre. È qualcosa che non è etereo, ma molto concreto. Infatti Gesù testimonia la contemporaneità della guarigione del corpo e dell'anima. Non genera una dicotomia come noi siamo abituati a fare. Sono insieme nel piano di salvezza, che è caratterizzato dalla consapevolezza della nostra fragilità di peccatori e di corpi, i quali vivono costantemente nella precarietà. Il tutto è largamente superato se noi sappiamo cogliere e vivere intensamente e concretamente secondo il piano di salvezza che Gesù ci ha semplicemente trasmesso. Ha testimoniato il figlio dell'uomo, il figlio del Padre, si fa testimone concreto di un piano di salvezza che è profondamente radicato su questa terra, incarnato. È un passaggio ricco di prospettive, anche antropologiche, che ci chiama a vivere intensamente la nostra esperienza umana. È chiaro che il nostro è un punto di vista parziale di esseri umani, ma dobbiamo fare in modo di incontrare l'intero insieme di punti di vista del vivente su questa terra che Gesù sintetizza appunto nel alzati e cammina e ti siano perdonati i tuoi peccati. Ma leggiamo il testo che sia fonte anche oggi di profonda meditazione. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, salito su una barca, Gesù passò all'altra riva e giunse nella sua città ed ecco, gli portavano un paralitico disteso su un letto. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: coraggio, figlio, ti sono perdonati i peccati. Questo è il punto fondamentale. Ti sono perdonati i peccati. Vi è l'infinita misericordia di Dio nei confronti del tuo essere fragile peccatore. Questo è il primo passaggio. Allora alcuni scribi dissero tra sé: costui bestemmia. Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: perché pensate cose malvagie nel vostro cuore? Che cosa infatti è più facile? Dire ti sono perdonati i peccati oppure dire alzati e cammina. Ma perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati, il potere sulla terra di perdonare i peccati. Alzati, disse allora al paralitico. Prendi il tuo letto e va a casa tua. Ed egli si alzò e andò a casa sua. Le folle, vedendo questo, furono prese da timore e resero gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini. Ecco, questa trasmissione di un potere che non è nel dominio, ma nella dimensione della salvezza, del perdono dei peccati e contemporaneamente della potenzialità salvifica relativamente alla nostra intrinseca fragilità. È un passaggio evangelico questo che ci porta a rivisitare radicalmente il nostro modo di porci su questo pianeta, nell'esperienza della nostra vita su questa terra, affidandoci all'infinita misericordia del Padre,
che è testimoniata nel Figlio e nei confronti della quale noi dobbiamo coltivare la nostra fede. Buona giornata a tutti.